Buongiorno a tutte. Allora, oggi prima di iniziare questo video volevo mandare un pensiero e un abbraccio, seppur virtuale, alle persone che sono state vittime del maltempo in Liguria, quindi volevo fare un pensiero a loro. Ora, non ci sono parole per... le parole adatte non esistono in questi casi, quindi semplicemente volevo mandare un pensiero a loro. Questo qui è il video dei prodotti finiti del mese di ottobre 2011. Allora, questo mese ho finito abbastanza prodotti, infatti sono molto soddisfatta di me stessa. Ora, i capelli, perdonate, mi ho fatto lo shampoo ieri sera e sembra un Maurizio Laurito. Comunque, allora iniziamo il video. Come al solito troverete nel box informazioni l'elenco dei prodotti citati all'interno del video con relativo minuto. Quindi se non vi interessa seguire tutto il video, andate al prodotto che vi interessa e troverete il relativo minuto. Quindi, allora iniziamo subito. Faccio una piccola premessa che avevo fatto anche nell'altro video: vedrete prodotti non EcoBio, quindi se siete amanti dell'EcoBio e nuovamente se vedere Pantene, L'Oreal, quel che le... no, L'Oreal no, se vedere Pantene o altre marche vi fa arrabbiare, non so che cosa, cambiate video. Allora, vi consiglio il video delle Sfinge se non l'avete visto, d'accordo. Allora, iniziamo subito. Questo mese ho finito ben due confezioni di shampoo più balsamo Pantene della linea Ricci Perfetti. Allora, una è da 300 ml e una è da 250. Ovviamente non le ho iniziate entrambe a ottobre, ma le ho iniziate un bel po' di tempo fa perché io con uno shampoo ci faccio 3-4 mesi. Allora, una è da 250 ml e una è da 300. Ve ne faccio vedere una. Allora, lo shampoo in questione è appunto questo Pantene Pro V Ricci Perfetti Shampoo più balsamo 2 in 1. Disciplina e idrata i capelli lasciando i tuoi ricci perfettamente definiti. L'inci fa schifo, lo immagino, è questo. Adesso non mi dite mai l'inci fa schifo, cioè, lo so che l'inci non è buono. Non sono prodotti eco bio, la Pantene non è un mistero per nessuno. Allora, io con questa linea però mi ci trovo benissimo. Il mese scorso avevo finito il balsamo, questo mese ho finito shampoo più balsamo e non ho più confezioni di Pantene a casa, infatti ho cambiato un attimino routine capelli, poi vi farò un aggiornamento. Quindi mi ci sono trovata molto bene. Io, anche se utilizzo però lo shampoo più balsamo, vado a mettere ad esempio un balsamo aggiuntivo dopo, perché avendo i capelli molto ricci che tendono ad essere crespi, ho bisogno comunque che siano ben idratati e che si districhino bene. Questo è il suo dovere, lo... Quindi se avete capelli mossi, magari, o poco ricci, basta solo questo. Se avete capelli molto molto ricci che tendono al crespo, unite il balsamo, anche se qui dentro c'è. Comunque questi qui li ho finiti. Erano 250 ml e questo qui erano 300 ml con scadenza a 12 mesi. Quindi fuori due. Poi ho finito un balsamo della Garnier, della linea Ultra Dolce, che è questo qui. È balsamo crema all'olio d'avocado e burro di karité. C'è scritto: nutre intensamente e disciplina il crespo, capelli molto secchi, crespi o ricci. Erano 200 ml con scadenza 12 mesi e l'inci di questo balsamo è... Dov'è qua? Eccolo qui. Fate un fermo immagine magari. Ok, allora il balsamo in questione si presenta giallino, non si vede più da qui. Comunque si presenta giallino, ha un odore ottimo, ragazzi, è fantastico. Allora mi piace tantissimo questo balsamo, io lo utilizzo ininterrottamente dall'anno scorso, ovviamente non questo flacone perché a me il balsamo dura molto meno dello shampoo, avendo i capelli molto lunghi. Comunque io ci faccio circa un mese e mezzo barra 2 mesi con un flacone di balsamo. Allora lo uso ininterrottamente da agosto dell'anno scorso perché me ne hanno regalati parecchi. L'anno scorso il mio ragazzo mi ha regalato una bella confezione, ce n'erano tipo una decina, quindi li sto utilizzando l'anno scorso. Mi ci trovo molto bene perché è un balsamo cremoso, però proprio si sente che è una crema quando andate ad applicare, è come se fosse una maschera. Voi l'applicate, massaggiate sui capelli e poi sciacquate, districa perfettamente, non mi dà problemi di nodi perché li scioglie tutti, i capelli li lascia molto molto morbidi e li lascia molto profumati, soprattutto il profumo del balsamo si sente anche il giorno dopo lo shampoo, che è una cosa che cosa che non avviene con tutti i balsamo. Quindi mi piace, questo qui ve lo Poi, consiglio. Altra cosa che ho finito è un bagnoschiuma della Rampage, questa marca qui, Luscious Not by Rampage, che era quello alla mandorla, questo qui, Miracle Moon Bubble Bath Soft Gel. Era rosa, se ne vedo un altro po', credetemi, non esce dal tappo. Ci ho provato, ho anche svitato la confezione, non esce, quindi è finito. C'erano 250 ml di prodotto con scadenza 12 mesi, che non so se si vede perché è bianca la scritta. Sì, forse si vede.
Allora, la Rampage è una linea che si trova, o perlomeno che io trovo, nei negozi di detersivi e costa 99 centesimi e fa sia bagnoschiuma, sia crema corpo che latte corpo. Io ho provato il bagnoschiuma alla mandorla, questo qui, con la relativa crema corpo alla mandorla, buonissima, e il latte corpo che era nella confezione come questa, al cocco e cioccolato. Allora, il bagnoschiuma, questo qui l'ho finito, mi è piaciuto perché fa una schiuma abbastanza morbida, non rende la pelle arida, non secca la pelle ed è molto profumato. Il profumo devo dire che persiste anche dopo la doccia ed è una cosa che a me non dispiace proprio, poi con 99 centesimi voglio dire va anche bene. Poi ho finito un solvente leva smalto della Essence, questo qui, che non so se fanno più perché io ho visto una volta sola ad agosto dell'anno scorso e non l'ho più visto. Questo qui era quello alla vaniglia e mora, questo qui, ed è un nail polish remover senza acetone, c'è scritto qui acetone free. C'erano all'interno 150 ml di prodotto e credo di averlo pagato 1,49 euro. È un buon solvente leva smalto, la particolarità è che l'odore di mora persiste, però più che odore di mora ha un odore zuccherato, come di zuccherini, ecco. Non è male come, oddio, non è male come solvente leva smalto. Certo, c'è di meglio, però va bene, per 1,49 euro ci è piaciuto. Quindi quest'altro finito. E poi veniamo alle cose più picciuine picciuo. Allora, ho finito un campioncino. Ora, parlare di campioncini non è una cosa che mi piace fare, però, che giustamente il prodotto si deve testare, con un campioncino tu non hai la possibilità di testare un prodotto. Però il campioncino che ho finito io l'ho utilizzato 3 volte e ne ho utilizzato un altro campioncino, ho utilizzato altre 3 volte, quindi in tutto ho utilizzato 6 volte il prodotto e quindi mi sento di potervene parlare. Il prodotto in questione è questo qui, è uno shampoo della Biocap, della linea anticaduta. La Biocap è una linea che trovate nelle erboristerie o parafarmacie, non so più dove mettermi con la luce, ok, mettiamoci così. Quindi lo shampoo in questione è questo. C'è scritto rinforzante e preventivo specifico per contrastare la caduta dei capelli con oli di Olax, Dissiflora, eccetera eccetera, semi di zucca a base di tensioattivi vegetali dal frumento. L'inci è lunghissimo, questo qui, ed è un campioncino di uno shampoo che mi hanno dato in erboristeria quando ho comprato le capsule di Biocap, che tra l'altro sono una ciofecata perché non funzionano. Allora, questo shampoo, oltre a non prevenire la caduta dei capelli perché non ha fatto nulla, Dio sta luce, d'accordo, quindi oltre a non prevenirmi la caduta dei capelli, perché io purtroppo ci soffro, i capelli molto deboli e quindi si spezzano facilmente, tendono a cadere, oltre a non aiutarmi per questo, mi ha fatto venire capelli grassi. Ora, io l'ho utilizzato, dicevo, questo qui 3 volte. Prima di utilizzare questo shampoo avevo il cuoio capelluto normalissimo. Io soffro di capelli secchi alle radici, sì, ma cioè alle lunghezze, perdonate, ma alle radici i miei capelli sono a posto. Sta passando una nuvola, sto cambiando colore. Provando questo shampoo mi sono venuti i capelli grassi. Ora, io ero in un periodo particolarmente, non ero in un periodo di stress e quindi non era possibile che fossero state altre cose a farmi venire i capelli grassi. Ho interrotto perché l'avevo finito, mi è durato 3 shampoo questo, e sono tornata a utilizzare il mio shampoo abituale e il problema dei capelli grassi era sparito. Ho ripreso un'altra bustina di questa la settimana dopo e nuovamente, appena ho cominciato a utilizzare questo, mi sono spuntati nuovamente i capelli grassi. Quindi a me questo shampoo non è piaciuto completamente, io ve lo sconsiglio altamente questo qui, anche perché costa credo sui 13 euro, mi aveva detto l'erborista. Perché mi dicevo, dai, prova anche lo shampoo. Io, no, dammi un campioncino, prima proviamo il campioncino. È stata una ciofecata, meno male che non l'ho preso. Quindi questo qui sinceramente ve lo sconsiglio, fa venire capelli grassi e non aiuta contro la caduta, quindi no. E l'ho finito. Ok, e poi ho finito, in questo video mi sto spostando 12 milioni di volte con sto raggio di sole messo male. Allora, ho finito, ultime 4 cose, scusatemi. Una confezione di dentifrice, il Menta Dent Wet Now, questo qui famosissimo, ci fanno la pubblicità, eccetera eccetera. Contiene 75 ml di prodotto, non so se si legge, è scritto qui 75, ed è il mio dentifricio preferito perché l'effetto sbiancante avviene dopo la prima applicazione, è vero. Ovviamente se avete denti giallo grani non è che ve li rende bianco brillante, bianco perla, però vi toglie una gradazione di giallo, insomma vi sbianca di una gradazione i denti immediatamente dopo l'utilizzo, però l'effetto è transitorio, cioè se voi utilizzate questo tipo un giorno e poi 10 giorni utilizzate un altro dentifricio svanisce subito l'effetto, nel senso da mattina a sera già
i denti tornano del colore originario. Se ho usato costantemente, i denti riescono a diventano più bianchi. Certo, ripeto, non diventano bianco perla come quando fate la pulizia al dentista, però aiuta e fa il suo dovere. Credo che costi questo intorno a 1,50 euro, io lo pago, non è male. Quello che all'interno è blu con la striscia argentata al centro, quindi anche questo è finito. Ultimi tre prodotti finiti sono le veline dell'Eurospin, queste qui, che costano 99 centesimi mi pare. Io alterno questa a quelle della Isere del Lidl, che sono, scusatemi, ok, queste qui. La differenza qual è? Che hanno entrambe due veli, sono entrambe 150, queste costano 89, io non mi vedo più, d'accordo. Quelle del Lidl costano 89, quelle dell'Eurospin 99. La differenza è che quelle del Lidl, cioè quelle dell'Eurospin, queste qui, della Soft Dream, sono più fine rispetto a quelle del Lidl. Quelle del Lidl sono più morbide e sembrano più spesse. Comunque io le uso indipendentemente. Dipende da quale supermercato mi trovo, compro le veline. Ultime due cose finite sono due confezioni di dischetti struccanti. Allora, uno sono i famosissimi dei make up, che io adoro e amo particolarmente, che hanno la particolarità di avere il dischetto rigato da una parte e liscio da un'altra. Il primo. Il secondo pacco di dischetti che ho finito sono della Cotoneve. Questa è la marca, c'è la signorina che si strucca qui all'interno. Allora, questi erano 100 e questi della The Makeup erano 75, se non erro. No, 70. Allora, differenza tra i due. Mi piacciono di più i The Makeup perché i The Makeup sono formulati in modo che il dischetto non si separi. Allora, quelli della Cotoneve sono questi qui. E praticamente voi basta che ne prendete uno e sono due attaccati, succede questo. Si aprono e all'interno resta il cotone così. E questa cosa la odio. Cosa che invece non avviene con i The Makeup, quindi mi piacciono di più. Solo che i The Makeup, a quanto ne so, a me erano stati regalati sia questi, non dall'azienda produttrice ma da altre persone, comunque, mi erano stati regalati tutti e due e preferisco i The Makeup, però so che costano di più, questi forse costano di meno, io non li ho mai visti in giro Cotoneve, ce li hanno all'Auchan comunque. A parità di prezzo e di dischetti credo siano più convenienti Cotoneve, quelli di sotto, però... Le ho finite entrambe. Ora ho una valanga di dischetti di questa marca, quindi li userò tutti, però non mi fanno impazzire. Ok, questo è quanto. Io ho parlato anche troppo. Credo di avervi fatto vedere tutti i prodotti che ho finito questo mese. Sì, d'accordo. Ho finito anche due prodotti del Project & Pen. Tra un po' vi farò un video di aggiornamento perché sono arrivata a meno 5, quindi vi farò un video di aggiornamento. E niente, questo è quanto. Io vi mando un bacione. Spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!